Clementine, packaging alla frutta nei distributori automatici. Ecco come rinasce la clementina di Calabria. Si chiamano clementine, ma si leggono Clementine. Sia per mangiare a merenda che per risollevarle da anni di torpore in cui il mercato delle note clementine di Calabria è scivolato. Un'idea giovane, nata durante una cena da due amici di basket. È presto fatto. Pronto il packaging, pronto il progetto. Apri il distributore e trovi un albero. Mangi la frutta immediatamente dopo il raccolto. Fresca perché quella confezione che contiene due frutti è pensata per refrigerarla al meglio e tenere lontana l'umidità. Fresca perché in una notte le clementine sono dalla pianta di Sibari a Bolzano in tutti i distributori presenti. Ecco lo snack di frutta che, oltre a fare bene alla salute, ha l'ambizione di risollevare le sorti di un intero territorio agricolo. Vogliamo, spiegano Francesco Rizzo, amministratore, e Antonio Braico, direttore commerciale di Clementine, che i nostri agricoltori non svendano più le uniche vere clementine italiane che sono solo qui. Gusto e bellezza. Le bottiglie riserva si tingono di vino e si fanno opere d'arte. Essere vignaioli lungo i colli orientali del Friuli vuol dire sfidare l'eccellenza del vino italiana, quindi l'eccellenza del mondo. Christian ha ereditato lo storico marchio di famiglia Specogna per lanciarlo nel terzo millennio. Sappiamo che la nostra differenza la fa la sapienza in cantina, spiega Christian. Ecco perché questo vino è stato consegnato a personalità internazionali. Non da ultimo Papa Francesco, il principe di Monaco, o ancora alla Ferrari. La sfida è mettere insieme coltura e cultura nella convinzione che l'Italia può esportare nel mondo due eccellenze. Ecco da dove nasce l'iniziativa di far dipingere da artisti le bottiglie riserva di ogni annata. Si tratta di una collezione di 50-60 bottiglie per ogni anno che finiscono nei ristoranti, nei salotti o nelle case d'asta più rinomate al mondo. Le bottiglie non sono più soltanto semplici contenitori di eccellenza, vanto del Made in Italy, ma sono esse stesse sostanza della sapienza e della cultura italiana. Caviale di limone dalla Sicilia e il palato scoppietta. È il tempo di finger lime, quando si dice cavalcare i tempi. Andrea Passanisi non ci pensa due volte. Studia la tendenza della cucina innovativa e si adopera per rifornirla di materia prima. Chiama il gusto fresco, esotico, forte. Gli abbinamenti estivi, gli accostamenti con il pesce, non può che bussare ai cancelli della sua impresa agricola. Finger lime ha una forma di cetriolo e il sapore forte, aspro, piccante del limone. I suoi curiosi pallini all'interno che scoppiettano al palato sono il nuovo caviale d'agrumi in terra di Sicilia. I migliori ristoranti già ne fanno richiesta, come anche i barman più esigenti. E quale habitat migliore poteva ospitarli, coltivarli e coccolarli, se non questo lembo di Sicilia che affonda le radici nel bio, aprendo un canale di eccellenza e qualità tra il Mediterraneo e l'Europa.